Benvenuti, tutti amici di GEMTV. Bentornati alle nostre music room. Spero siate sopravvissuti alla settimana Sanremese. O magari, tutta salute, ve ne siete proprio fregati. Noi ce ne freghiamo più o meno stasera perché affronteremo un argomento che però riguarda la musica d'autore. Come forse già sapete. Eh, ricordo, tutti, che eh, siete benvenuti nelle vostre. Esternazioni nei vostri commenti, nelle vostre riflessioni. Vi chiediamo di condividere questa diretta con i vostri amici e di diffonderla sempre di più ad amici parenti, e come diceva la Jalapas anche alle vostre amiche. Dicevo una trasmissione dedicata alla musica d'autore, perché qualche giorno fa, il nostro vecchio amico Mimolo Casciulli ha fatto ha pubblicato sul suo Facebook un post dal titolo Inquietante: Closing Time sembrava quasi un addio no, al mondo della musica. Qua vedete Mimmo, vedete appunto il poster che ha messo, che è lunghissimo, ma avremo tanti, tanti, tanti ospiti questa sera, anche un mio compagno di viaggio e d'avventura che in questo momento è proprio, sta rientrando velocemente a casa perché è una persona molto, molto, molto occupata, ma super pertinente a questa puntata. Intanto per rinfrescare la memoria e far ascoltare della bella musica di Mimolo Casciulli questo è uno dei suoi pezzi più romantici e ci dà la buonanotte dalla luna Buonanotte amore mio ti bacio sulle mani un giorno già passato e un altro arriverà domani come un treno di soldati e ritornano dal fronte, qualcuno invoca un nome e nessuno gli risponde. Chi vivrà vedrà che poi le rose sfioriranno e arriverà l'autunno e arriverà l'inverno nel suo lento svolgimento. Il tempo passa, in un momento ti volti indietro e non lo trovi più. Abbiamo, diciamo, un po' provocatoriamente chiamato questa puntata La musica è finita, con punto di domanda, anche se sappiamo benissimo che la musica non finisce e non finirà mai, ma il messaggio che ci mandava Mimmo, che poi ci spiegherà bene il contenuto, il motivo e, diciamo, le riflessioni che ci portano a fare il suo post era per noi un'occasione ghiotta proprio per ritornare all'essenza della musica io qualche giorno fa ho pubblicato anche il fatto che l'etimologia di musica deriva dal mondo greco, dal mondo delle muse dell'ispirazione, anzi la musica è considerata l'arte delle arti, quella che era in grado di trasportare che è in grado di trasformare l'aria in qualcosa di come dire significativo ed emozionante. La musica deve emozionare, ma deve anche darci dei contenuti, e la musica d'autore, quella con la M maiuscola, è quella deputata a farlo. E per questo al post di Mimo e al coinvolgimento dello stesso Mimolo Casciulli, eh, noi abbiamo aggiunto alcuni suoi vecchi amici. Il grande Enrico Ruggeri, il grande Francesco Baccini, il vecchio ma sempre arzillo Ernesto Bassignano e poi un giovane manager Matteo Zanobini che è eh, colui che è dietro diciamo, ai successi e alle carriere di Bruno Risas, di Lucio Corsi adesso era Sanremo con, uh, di Martino Colapesce sta producendo il nuovo album dei Baustelli insomma diciamo che si occupa di quella che è la versione 5G o 2.0 della canzone d'autore. In attesa che il nostro ospite che sta arrivando a casa si sta posizionando, che mi aiuterà in questa lunga diretta, io vi faccio ascoltare subito il motivo per cui Mimolo Casciulli ha deciso di fare questo post. Infatti ho chiesto proprio a lui che cos'è questo closing time, che cosa significa. È una presa d'atto. Ho preso atto dei tempi che cambiano, delle posizioni che cambiano per quanto mi riguarda la mia posizione personale nel mondo della musica, eh, per come io ho inteso frequentare il mondo che, della musica, cioè di tutto ciò che, 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 che ruota attorno alla musica. Per me la musica è, è scrivere canzoni, cantare canzoni, avere un pubblico, rivolgermi a un pubblico, condividere emozioni con il pubblico, rivivere le emozioni che ho provato quando ho scritto le mie canzoni in un tempo diverso, in un modo diverso, in un ambiente diverso, cioè in un teatro, in un palco, comunque. Perché per me cantare è ogni volta di nuovo una introspezione, un riesame di me stesso, è una purificazione, in qualche modo è un entrare è entrare in un mondo che abitualmente non frequento, cioè il mondo della vita pratica, il mondo della vita con, con i doveri, con i piaceri, con i dolori, con gli appuntamenti. Ecco, la, la musica, la musica non è tutto ciò, la musica è un mondo, una specie di nirvana per me, dove, dove vivo nella più assoluta libertà. Vediamo come hanno commentato questo post i suoi amici. Innanzitutto Enrico Ruggeri. Il primo commento è che tu sei il primo che ne parla, cioè eh, non, eh, una cosa così importante secondo me e anche così eh, insomma, eh, poco, beh, poco bella. Eh, pensavo suscitasse un altro tipo di, di interesse. Eh, probabilmente, purtroppo devo parlare di strategie. Fare un post del genere a cinque giorni dal Festival di Sanremo eh, non è stata una mossa eh, azzeccata, anche perché probabilmente Mimmo non, non voleva fare nessuna mossa. Mm. Si è sfogato, ha preso atto di una realtà complessa per il mondo dei cantautori, eh, per il mondo della promozione, per, per un mondo nel quale tu lavori magari tre anni a un album il tuo destino è determinato dai 20-30 secondi più o meno azzeccati di un singolo e quindi eh, insomma è, è, è lo specchio dei tempi è un, è un post molto preoccupante è un post preoccupante dice Enrico e che era veramente sorpreso che l'ho chiamato per commentare questa cosa perché dice sai io pensavo che suscitasse molto più scalpore non so se è stata la settimana sarà il mese non so se c'è un certo tipo di boh, Poca reattività da parte di tutti noi appassionati di musica, nel nostro caso di operatori. Però non lo so, io ho chiesto a Francesco Baccini, un altro eh, amico di Mimo Locaciulli, addirittura ho scoperto che era un suo fan, addirittura ha iniziato quasi la sua carriera andando a seguire Lo Casciulli nei, nei suoi concerti, e questo è quello che Francesco Baccini ci ha raccontato. Ah, ho letto questo, questo, questo sfogo perché poi alla fine è quello di me, è uno sfogo chiaramente innanzitutto è cambiato il mondo è cambiato il mondo della comunicazione di come si faceva un album una volta di come si fa oggi del modo anche di, di farlo sentire no? in questi ultimi dieci anni io ho fatto uscire un album cantando le canzoni di Tenco. uno con Sergio Caputo che in realtà era un gioco non, non, non c'eravamo cioè, presi sul serio a dire facciamo l'album l'abbiamo fatto perché abbiamo fatto un progetto dal vivo e abbiamo fatto questo album io che non faccio un mio album era forse il 2007 quindi siamo nel 2023 no, qualche annetto e perché? perché eh, mi ero stufato di fare degli album che erano poi dei compromessi sempre soprattutto da un punto di vista di arrangiamenti perché si passa sai il discorso è radiofonico non è radiofonico la radio non passerà magari se faccio un pezzo più, più tirato fanno il remix e tutti questi discorsi qua a un certo punto ho detto: Ma a me che cazzo me ne frega, <ride> dico io voglio, faccio quello che mi piace. Io faccio il cantautore, quindi faccio musica d'ascolto. Se poi la vogliono ballare, uno può ballare anche sul trapano elettrico. Ma voglio fare una cosa che innanzitutto piace a me. Non mi interessa come va, se va bene, se va male, eh, come dire, vivo tranquillo lo stesso, e, eh, e quindi volevo trasmettere, cioè dire questo, a Mimmo, fai quello che ti piace, fregatene. <ride> Che alla fine, quando fai quello che ti piace, vinci sempre, C cadi in piedi. Ecco il messaggio: era questo. Poi Beh, intanto, un, be un bellissimo messaggio è quello di Francesco Bacini. Saluto i tanti che ci stanno salutando: Pasquale, Stefano, Mirella, Alberto, eh, Stefano Poggiovani, Enrico Ruggeri, Social People, insomma. Grazie della partecipazione, vediamo di stimolare il dibattito, il nostro ospite è arrivato, si sta posizionando, come dicono eh, in televisione, e io se lui è pronto lo presenterei perché ha un curriculum enorme, stasera si parlerà anche di versatilità e lui in qualche modo nel mondo del giornalismo, dell'intrattenimento è mister versatilità. Reduce dalla, dalla Giornata Mondiale della Musica perché credo che di tutte le cose che fa la Radio, scusate la Giornata Mondiale della Radio, la radio è la sua vera grande passione. Eh, trasmette da qualche tempo su Radio Capital, Ladies and Gentlemen, il mio amico Luca De Gennaro. Ciao Ezio, ciao a tutti quelli collegati. Ciao a Baccini, insomma, come dire. Sono, Vabbè, sono Luca, abbiamo, abbiamo diciamo risucchiato da sì, una giornata sì. di lavoro. Ti faccio sentire subito, tu sai benissimo l'argomento che abbiamo parlato l'altro sì. giorno. Uh, ti faccio sentire subito, però, il commento che ha fatto al post di uh, Bimolo Casciulli, il uh, giovane, almeno per noi anziani, il giovane Matteo Zanobini, che avevo già presentato come. Il manager di Dario Brunori, di Lucio Corsi, sta lavorando adesso con Di Martino, con la Pesce, con i Baustelle, insomma uno che ha a che fare con la versione più, diciamo, attuale della canzone d'autore o comunque di una canzone che non è necessariamente usa e getta. Sentiamo come ha reagito Matteo Zanobini e poi con Luca iniziamo anche il dibattito insieme a lui. Ho letto il post di Mimmo e... Uh, non conoscendo da vicino la sua storia uh, posso capire assolutamente il suo sfogo perché è chiaro uno sfogo di frustrazione per non trovare uno, come dire, un, uno spazio oggi di, uh, per veicolare certa musica d'autore. Uh, devo anche dire che uh, la musica d'autore per me esiste assolutamente. Eh, Bisogna anche dire che la musica d'autore bisogna che parli alle persone di oggi, quindi è chiaro che se eh, si fa una musica d'autore che però riesce a impattare sui, sulle generazioni più giovani, che sono quelle sostanzialmente che hanno anche la curiosità di andare ad ascoltare eh, cose nuove, perché si sa che le generazioni comunque più eh, avanzate con l'età sono un pochino più chiuse a livello di curiosità musicale, eh, proprio storicamente. Eh, secondo me, il pubblico c'è. Eh, non tutti gli, gli ascoltatori sono dei, dei, dei celebrati, quindi, secondo me, bisogna solo trovare il linguaggio giusto che parli al, ai, alle, ai contemporanei. Eh, probabilmente la proposta di, 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 di Mimolo Casciulli è anche una proposta artisticamente datata che non vuol dire che non abbia un valore artistico poetico ma probabilmente non va a intaccare sul pubblico che smuove eh, certi numeri che smuove l'interesse dei media e quindi chiaramente il gioco forza non trova meno spazio e trovo anche che sia un'evoluzione naturale delle cose è sempre stato così e probabilmente sempre lo sarà insomma Luca ti riassumo Enrico Ruggeri commenta dicendo che quello di Mimmo Lo è stato un post preoccupante. Baccini molto più prosaicamente dice: fai quel cazzo che vuoi, fai, fai, fai quello che ti piace e continua a farlo fregandotene. E Matteo Zanobini pone invece la questione del linguaggio, mm. della qualità. Ecco invece il tuo commento: qual è? Così da, il primo commento, mm. che hai, la prima reazione che hai avuto leggendo il post di Mimmo Lo Guarda, in realtà un, un po' conoscendo diciamo, la carriera di, di, di Mimola Casciulli e anche di, di tutti i cantautori più o meno della sua generazione, della sua età, che è la generazione dei grandi cantautori che hanno fatto la storia della canzone italiana, um, ha, ha, ha tutto senso. Però, secondo me, bisogna mh, pensare che ci sono diversi campionati: nel senso che voler giocare a 50, 60, forse 70 anni, lo stesso campionato che giocano quelli di 20, Sai, è come veramente mettere due squadre di età di, di, di categorie diverse sullo stesso campo. Eh, quelli che hanno una carriera di, diciamo, diciamo da più, da vent'anni in giù, cioè 20 vent'anni 25-30, eccetera, non si devono cimentare con le nuove leve, perché quelli fanno un altro campionato, hanno, hanno un altro modo di diffondere la loro, la loro musica. Io che ho sempre fatto radio e televisione musicale. So perfettamente che fino a un certo punto era fondamentale avere le canzoni che passavano alla radio, i video che passavano in tv. Adesso non lo è più per nessuno di questi. Cioè, gli artisti di maggior successo in Italia con lo streaming se ne fregano della radio. E, e, e figurati, cioè, i video sì, ok, ce li hanno, è ovvio che ce li abbiano, però per loro la loro musica viaggia sulle piattaforme di streaming. E i loro video anche, cioè viaggiano su YouTube, l'importante sono le visualizzazioni e sono anche cose che monetizzano direttamente, no? Cioè il passaggio su MTV non ti, non ti monetizzava niente, cioè ti dava come ricaduta il fatto di fare più concerti e di vendere più dischi. Adesso non è quello, cioè alle nuove generazioni dei media tradizionali non importa niente e questo è nell'ordine delle cose. Le generazioni invece di quelli che hanno più storie dietro le spalle... Secondo me devono fregarsene, non, non, non devono pensare di essere sullo stesso scaffale dei giovani trapper, ma devono trovare, se vogliono, altre forme di espressione, che sono essenzialmente i concerti. Cioè io credo che Locasciulli, se decidesse di fare concerti per tutta la vita, potrebbe tranquillamente farli. Cioè, troverebbe in tutta Italia dei club, dei teatri, dei posti dove qualcuno andrebbe a sentirlo e si godrebbe un suo concerto. Poi puoi anche non avere voglia di farlo, puoi anche pensare il mio tempo è finito e appendo la chitarra al chiodo. Però insomma, se, se noi vediamo quello che succede, e tu conosci benissimo, Ezio, la, diciamo, la realtà soprattutto americana, cioè in America nessuno smette di suonare. No, cioè, ci sono artisti di tutte le età che fanno le loro tournée. È vero che lì ci sono più situazioni dove si può suonare, più club anche in provincia. Cioè, diciamo che il pranzo e la cena e il bilancio familiare di fine mese suonando, continui a metterlo insieme. In Italia è sicuramente un po' più difficile, però, sai, voglio dire, nella, nella fattispecie concreta, Mimmo è uno che ha sempre avuto una sua attività di. Medico, eh, insomma, diciamo che non ha mai avuto quel problema lì. Adesso che è felice pensionato, potrebbe anche decidere di continuare a fare per divertimento e perché gli va i, i suoi concerti. Quello che credo sia abbastanza eh, inutile è continuare a pensare di dover fare della musica nuova. Eh, io sono abbastanza convinto, l'altro giorno leggevo una dichiarazione dei Coldplay che dicono: Faremo un, un album, ma probabilmente dal 2025 smetteremo di fare musica nuova 2025 per i Coldplay vuol dire avere 25 anni di carriera discografica perché hanno cominciato nel 2000 basta e avanza cioè tu dimmi se tra 10 anni, 20 anni, 30 anni non ci sarà qualcuno che avrà ancora voglia di andare a vedere un concerto di Coldplay sapendo benissimo che fanno solo canzoni vecchie anzi, molto meglio il più, il più furbo di tutti è stato Billy Joel il quale nel 1993, cioè sono passati 30 anni ha dichiarato, ok, da adesso in poi io non scriverò mai più una canzone nuova. Da quel momento in poi ha cominciato a fare concerti sempre di maggior successo perché non esiste possibilità di sorpresa. Tu vai a vedere Billy Joel e sai benissimo che non ci sarà mai il momento in cui dici, ok, vado in bagno perché tanto sta facendo la canzone nuova. Solo grandi successi, solo celebrare il proprio passato. Quello mi sembra molto dignitoso ed è una cosa su cui gli artisti secondo me dovrebbero un po' mettersi l'animo in pace, un po' esserne fieri. Ho un passato, ho 30 anni di carriera, ho 40 anni di canzoni da fare, posso farle per tutto il resto della mia vita e chi se ne frega dei giovani trappe. Allora ascolta, intanto visto che tu parlavi di due campionati, una cosa che tanto riprenderà anche Zanubini proprio in, con la terminologia sportiva, ascoltiamo uno dei suoi protetti, uno che fa però il campionato dei giovani, diciamo, sì. si chiama Lucio Corsi e si pone questa domanda, cosa Lucio cosa Corsi faremo, io lo adoro cosa Vabbè, faremo da grandi dice sì. lui che è una domanda che devo dire ogni tanto ci facciamo anche noi che grandi in teoria sì, dovremmo essere già fare. siamo sì. Lucio Corsi c'è un mistero in ogni giorno che comincia dopo una notte che finisce io non ho mai capito di che cosa sono fatte le conchiglie e come fanno ad arrivare Lungo le spiagge affollate, se dal cielo non scendono scale, se dal mare non arrivano strade. Probabilmente sono state fatte a mano da un uomo sull'isola delba. Ci ha lavorato una vita e poi si è stufato e le ha tirate per terra. Buttando nel vento il lavoro di anni, perché nemmeno da vecchi si sa cosa fare. E comincia dopo una notte che finisce io non ho mai capito chi ha colorato le conchiglie e come fanno a viaggiare per queste grandi distanze se vado al porto lo chiedo alle barche che prendono il sole ma restano bianche probabilmente le ha dipinte una donna sull'isola del giglio senza nemmeno festeggiare la fine, ha deciso di tornare all'inizio. Tra poco uscirà il suo nuovo album, e sarà anche in tour, verrà a Milano all'Alcatraz, mi pare nel mese di aprile. Comunque, insomma, Lucio Corsi è una delle realtà più interessanti della nuova canzone d'autore. Al eh, nostro amico Alberto, è in, totalmente in sintonia col pensiero di Bacini, che è un po' il tuo, Luca, perché lui dice alla fine fai quello che ti pare vai, <ride> suona e... però allora io ho chiesto a Mimmo noi abbiamo commentato il suo post ho chiesto a lui le reazioni che aveva avuto al post, sentiamo cosa ci ha detto non ho guardato subito quello che accadeva al ma quando ho guardato stavamo a 4.000 o 5.000 like, 700 eh, risposte 300-400 condivisioni e eh... Uh, mille followers in, una, in quasi in una giornata in più, ho detto ma che cosa è successo, cosa ho detto di così straordinario, ho, ho scritto una cosa in assoluta eh, sincerità, voglio dire, ma l'avevo già annunciato e eh, tanti anche eh, amici già sapevano di questa mia decisione, veramente una decisione già nota e più già da, da gennaio, da febbraio, quando ho detto faccio intorno a 30 anni perché voglio chiudere il cerchio il mio primo successo, il mio vero grande successo è stato intorno a 30 anni e voglio chiudere il cerchio con la rivisitazione di quelle canzoni anche qui, per rivivere quelle emozioni vissute provate quando ho scritto quelle canzoni e quando le ho cantate a distanza in un ambiente diverso, in una confezione diversa che era intorno a 30 anni revisited. Eh, però eh, no, non immaginavo come devo dire una, una viralità se, 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 se mi si consente il termine, siamo a, a 10.000 eh, 10 like, 1.300 commenti. Non li ho letti tutti, ma quelli che ho letto, devo dire, mi hanno fatto molto piacere perché ho, trovato, ho ritrovato l'identità di un pubblico che ho sempre sperato che fosse quello. Quel vero pubblico che sta a guardare all'essenziale di una canzone di un cantante, di un album, non sta tanto. Mi insomma, mi piace o non mi piace, quello è la, lo spartiacque. Non, non ci sono mediazioni, questo sono molto manicheo. Quello che non mi è piaciuto è qualcuno che ha interpretato questa mia sincerità come un atto di paraculaggine. C'è un posto in particolare, molto paraculo questo posto. Cioè, no, io non, non ho. Cioè, con, non con presunzione, ma con molta presa di coscienza di quella che è stata tutta la mia vita, oltre che tutta la mia carriera artistica, alla mia età non devo aggiungere altro. Se ho raggiunto dei risultati, sono quelli. È impossibile che io possa eh, raggiungere risultati diversi o aumentare i trofei se ce ne sono, o i premi, o la... quello che ho fatto è quello lì. Sono 20 album finora, eh, migliaio di concerti e qualcosa in più, eh, tante strette di mano e tanti abbracci che sono forse quello che più conta. Luca De Gennaro, è un post paraculo? Ma ah, no, assolutamente. È sicuramente un post molto sincero e, e, e che, diciamo, quindi è da, è da premiare per quello. Sentendo adesso Mimmo che parlava mi veniva in mente in realtà diciamo, in maniera più concreta quello che stavo dicendo prima. Cioè se io vedessi che domani c'è l'annuncio perché stiamo a Milano, di un concerto di Mimolo Casciulli al Blue Note, ma io ci andrei subito perché comunque sai di passare una serata in cui senti delle belle canzoni, vedi una persona che rivisita come lui ha detto, eh, che, come aveva intenzione di fare, poi non so se lui abbia effettivamente realizzato questa quest idea, eh, però rivisitare le proprie canzoni, guardiamo che cosa ha fatto, parliamo di livelli alti guardiamo che cosa ha fatto Leonard Cohen no? se Leonard Cohen è uno che è stato per 30 anni senza fare niente, no, dopodiché è tornato nei teatri, è vero che ha fatto poi anche dei dischi nuovi, che erano anche dei bellissimi dischi, però comunque è tornato nei teatri a fare il suo spettacolo e non mi sembra che guardasse i like o guardasse i commenti, questa è una cosa, come dire, che prima non c'era, e allora perché ci deve essere adesso? Cioè io non credo che Venditti, De Grigori Paolo Conte, e Guccini e De André. Cioè, i commenti li sentivi dai fischi o dagli applausi della gente in teatro. Non è che andavi a guardarteli sui social, ma che ti frega? Cioè, abbiamo vissuto senza commenti diretti. Cioè, il, il fatto che il, il pubblico possa parlare direttamente con l'artista è indubbiamente una cosa delle nuove generazioni. Le generazioni del passato che hanno vissuto senza avere questo tipo di feedback diretto, magari non gli fa neanche troppo bene. Cioè, infatti Mimmo è rimasto come dire, in qualche modo ho risentito del fatto che qualcuno gli abbia detto che oh, impara Ma chissà chi è questo, magari ha scritto con la sinistra mentre andava in bicicletta senza neanche pensarci troppo, no? Cioè non è che bisogna dare troppo peso ai, ai, ai riscontri. Noi di però diamo peso ai nostri che sono invece tutti molto intelligenti in genere. Certo. Facciamo un altro giro di ospiti così senti il parere anche nuovamente di Baccini, di Matteo, Zanobini e di Enrico Ruggeri. Sentiamo innanzitutto Baccini. Parla dei grandi van, vantaggi e degli svantaggi nel fare musica oggi. Sì, eh. ma l'ho vissuto perché è chiaro: io sono partito in un momento storico che era comunque molto differente. No? Era l'89, 90, 91, dove tu facevi un album, c'era una casa discografica che curava qualsiasi cosa. La promozione, anzi, la promozione era una roba normalissima, no? Se tu eri in una casa discografica grossa, e all'epoca ce n'erano tante case discografiche, non è che ce n'erano due, ce n'erano dieci. 15. E, e, e poi la promozione faceva parte de, del lavoro dell'album, poi alla fine la differenza la facevano i dischi che vendevi. No? Oggi invece paradossalmente eh, eh, conta di più la, la visibilità de, dei numeri, perché poi vai a vedere i numeri delle vendite e mori da ridere. In realtà un pezzo di successo è considerato non uno che ha venduto un sacco, ma uno che eh, fa un sacco di visualizzazioni che tradotto in soldi eh, ci vai a comprare sigarette. Paradossalmente, oggi con, veramente c'hai mille canali no, a disposizione, da, da, da Spotify a Apple Music, a YouTube. Quindi è, 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 cambia anche il modo di, di, di proporre la tua musica e, ti puoi, e puoi anche fregartene di fare un disco tra virgolette non radiofonico. Io infatti ho fatto un album dove non c'è neanche basso e batteria, cosa sì. che non mi sarei potuto permettere 10-15 anni fa. Anche Matteo Zanobini ribatte il discorso del prodotto artistico. Poi lo sentiamo, poi Luca anch'io una considerazione. Sentiamo Zanobini poi anche Ruggeri. No, allora, secondo me la visibilità, la distribuzione, la promozione, eh, come dire, è una conseguenza del prodotto. Cioè se si ha un prodotto che parla a, un, a, un, a una generazione, a un mercato, che riesce a intercettare gli interessi di questo mercato, conseguentemente trova spazio nei media, trova spazio nei, nei mezzi di comunicazione e quindi diventa, come dire, oggetto di interesse promozionale. Ma se già in partenza il prodotto non è, non è giusto, come dire, per questi criteri che, che abbiamo detto. Non incontra l'interesse di, di nessun intermediario, no? che sia discografico, che sia ehm, promozionale, che sia un giornalista, che sia un radiofonico, che sia una un testata sul web. Cioè, trovo che non sia un problema di distribuzione. Secondo me, è un problema proprio di prodotto artistico. Io sono molto d'accordo. Do sempre merito, ma anche colpe agli artisti e gli artisti in questo caso sono coloro che scrivono e cantano canzoni. Giusto per farti, faccio anche un, un, una piccola anteprima della mia prossima pillola che credo troverete domani. Ai Grammy Awards vince come uh, Song of the Year, canzone dell'anno, una canzone di la, che si chiama Just Like That, di Bonnie Raitt, 73 anni, Attenzione, una canzone bellissima, secondo me senza tempo, che racconta la storia di una donna che riceve una visita un giorno di un signore che la vuole incontrare e lei scopre che questo signore è la persona che ha dopo il trapianto il cuore di suo figlio, che è una storia bellissima che poteva essere un romanzo, un film, o perché no, una canzone. E lì, secondo me, puoi avere vent'anni o ne puoi avere ottanta e le storie belle, soprattutto quelle nel caso delle canzoni, anche magari cantate e suonate bene, non hanno secondo me tempo. E infatti sarà anche l'America, che è un altro film. Però lei vince la, uh, il Grammy Award come canzone dell'anno. io so che anche tu, Luca. Sul fatto dell'importanza dei pezzi ci bacchi uh, sempre perché, comunque, così non c'è niente da fare, sì, no? Sì, sì non c'è dubbio. È tutto parte dai pezzi, nel senso che poi esistono le canzoni, esistono i pezzi che sono quelle canzoni che hanno proprio un senso. Quello lì è un, pe il, un pezzo, un pezzo di un pezzo d'arte, un pezzo di cuore. Poi eh, il Grammy Award è una istituzione americana e ha una commissione di, di esperti che li vota però il Grammy ha, ha sempre avuto questa caratteristica di considerare di pari dignità la musica di artisti di tutte le età e di tutte le generazioni alla fine dire questo è il pezzo che merita di vincere che, che l'abbia scritto una settantenne o una ventenne l'importante è che sia un pezzo che, che sta in piedi e devo dire che la Academy dei Grammy ha sempre guardato molto attentamente a quel mondo lì della musica popolare americana tradizionale di cui Bonnie Raitt, Bonnie Raitt è una abbonata ai Grammy credo che abbia vinto 20, 20 nella sua, nella sua vita pur non, pur non essendo mai stata una best seller, eh. attenzione poi no, cioè... arriva poi arriva al successo a 40 anni che anche sì. quello è una, è una lezione no? sì Perché sì 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 ma tu... da Jackson Brown agli Eagles avevano raggiunto il grande successo e lei arriva veramente 15 anni dopo. Sì, però è vero che eh, per dire il fatto di aver vinto un Grammy Award come miglior canzone dell'anno, non credo che a Bonnie Rate domani porterà mille paganti in più ai suoi concerti. Sono due, due piani diversi, no? Cioè, chi, cioè un, un conto è la critica, perché il Grammy alla fine è una cosa molto per la critica, gli esperti, noi, il mondo della musica, però il pubblico. Non è come l'Oscar che il pubblico ci fa caso. No? È anche eh. vero che quando lei pubblica Nick of Time nel 1989, poi vince il Grammy e le vendite schizzano, eh, perché comunque è sempre una manifestazione che. Sulla quale sono puntati i riflettori. Ma torniamo a noi un secondo, no? Io però no, volevo dire una cosa su Lucio Corsi, cioè che a me piace moltissimo, Lucio. E tra l'altro, l'ho brevemente conosciuto perché ci siamo trovati nello stesso programma l'anno scorso su, su RaiPlay. Lui è un ragazzo a cui veramente fare attenzione. Perché, come dire, è un, è un giovane vecchio, nel senso che è uno che ha. Molta, molta ciccia nella sua musica, diciamo, dietro, cioè si capisce che uno che ha ascoltato un sacco di musica, a cui piace tanta musica de, de, dell'epoca precedente, ma è uno che non ha mai fatto un talent, non ha mai fatto uh, Sanremo, non ha mai fatto niente di tutto ciò. Eppure io l'ho conosciuto, diciamo, ne ho conosciuto la fama quando tre o quattro anni fa dei miei amici che sono insomma sono tutti nel mondo della musica mi hanno detto ah siamo andati a vedere un fantastico concerto di lucio corsi al castello sforzesco ed era pieno di gente che vuol dire che c'erano 2 3000 persone io ho detto porca eh, miseria da dove sono saltate fuori queste 3000 persone per uno che non si è mai sentito alla radio ecc. e vuol dire che comunque c'è spazio e c'è mercato per chi è bravo cioè <ride> fa un bel concerto e bravo sì, a stare eh, sul palco si è centrato perfettamente il senso del discorso, perché era anche un po' il mio, no? se cioè, voleva dire la musica è finita. Punto di domanda: no, ma non solo perché non ah, finirà eh. mai, ma perché comunque chi ha da dire lo dice bene eh, e lo fa nella maniera giusta, anche senza seguire certi canali, può arrivare al successo. Dicevo prima che nella tournée che sta per iniziare lui suonerà l'Alcatraz, quindi voglio dire, il numero di persone sono quelle che hai citato tu. Eh, ritorniamo però all'amico. Uh, all'amico di Locasciulli Enrico Ruggeri a cui avevo chiesto se aveva risposto al post di Mimmo ero curioso insomma che ci fosse stato uno scambio tra loro due Enrico francamente non so bene cosa dirgli perché sono eh, sono cose che si possono scrivere con le cose che ha scritto Mimmo con grande serenità o con um, 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 grande malinconia e conoscendo Mimo insomma, che è una persona serena e non certo uno abbarbicato al successo immagino che lo abbia fatto per grande, con grande serenità però nel dubbio ancora non l'ho chiamato invece adesso mm. Luca ti faccio riascoltare a uno a uno gli ospiti perché ho chiesto a loro la domanda che in qualche modo era anche sotto al tuo discorso di prima cioè Qual è il pubblico oggi per la canzone d'autore? Per certi artisti ce lo possiamo immaginare, anche se, come molti dicono, numericamente magari non è più, no? nel caso di Enrico Ruggeri magari non è più come quello di 15 anni fa. Però qual è il pubblico che va a vedere Lucio Corsi, Bruno Ori, eccetera, eccetera? Intanto sentiamo Locasciulli per primo, perché comunque parte tutto da lui ed è lui che ci deve intanto guidare sulla sua strada. Parto da molto lontano e quando arrivai al folk Studio, dopo un po' ho avuto il coraggio di, di, di propormi e suonavamo la domenica e facevamo 3-4 canzoni a testa. Dopo un paio d'anni di questo rodaggio anche molto gratificante, devo dire, bello e gratificante, fui promosso allo spettacolo serale, ai concerti serali del mi pare fosse un giovedì. E io ricordo perfettamente la mia paura. Il mio stare nel, nel, nel bugigattolo di Giancarlo Cesaroni, che era il boss, a ripassarmi le canzoni, a rip ripetere i testi, a accordare la chitarra, e poi ad attraversare la sala molto buia e dove non si vedeva niente, fino a che salgo sul palco, sulla, era una pedana in effetti, dove c'era un, un seggiolone, si cantava anche senza microfono, e finalmente facevo finta di accordare la chitarra, alzo lo sguardo e, e, e vedo uno. Spettatore davanti a me a un metro e ricordo perfettamente che lui era, stava così voleva dire io ho pagato il biglietto e tu adesso fai il concerto lui non si ricorda il mio sguardo che diceva ti prego trattieni la pipì perché sennò il mio concerto è finito e ho raccontato questa storia in un'intervista a Radio 3 alcuni anni fa e dopo una settimana mi arriva una cartolina: Mimmo, io sono quell'unico spettatore di quel meraviglioso concerto. Dico: Ah, oh, ostia, faccio il medico come te, ti ringrazio ora per allora. Questo è il mio pubblico. Moltiplicato. 10.000 quando ho fatto i concerti nei, negli stadi, nei campi sportivi, moltiplicato 1.500 quando ho fatto i concerti nei teatri, moltiplicato 300 quando faccio i concerti oggi, moltiplicato 70 se vado in un piccolo club, ma questo è il mio pubblico, quello che si riconosce in quello che io canto ha voglia di intera interazione, di sentimento, eh, di emozione, di, di mondi forse e eh, non sta tanto a guardare le classifiche, non sta tanto a guardare eh, le, 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 le partecipazioni, la, i festival, eccetera, eccetera. Vive di sentimento, che è quello che io me, cerco di mettere dentro le mie canzoni. È la stessa cosa che mi disse una volta Patti Smith, cioè mi disse, io anche se una sola persona è felice, io vado a casa felice. Ma certo, ma guarda su questa storia del, dei concerti per poche persone. Io un, un paio di aneddoti ce l'ho. Uno, uno vissuto in prima persona, l'altro invece, che è un, diciamo fa parte della storia, tra l'altro, l'ho riportato pari pari in, in questo libro che ho scritto l'anno scorso. Che si chiama Pop Life, che parla della musica degli anni Ottanta. Quello lì si riferisce a quando i police, per, per farla molto breve, i police ancora non famosi in Inghilterra. Eh, però comunque riescono a fare dei concertini in America no? per così cercare di lanciarsi e si trovano una, una sera questa cosa tra l'altro l'ho letta ma poi l'ho verificata con Stewart Copeland che me l'ha confermata mm -hmm. si trovano in una, una birreria di Syracuse stato di New York, in una sera in cui c'è una partita importantissima di football americano in televisione, piove fa freddo, morale, le persone sono quattro lì dentro allora loro dicono che dobbiamo fare cioè dai, queste quattro persone e Sting dice, senti, queste qui sono quattro persone che hanno pagato il biglietto, per cui dobbiamo fare un concerto della Madonna per il pubblico che c'è. Fanno questo concerto, una delle quattro persone è un DJ di una radio di Syracuse, che il giorno dopo si, si, si comincia a trasmettere Roxanne a, a tutta birra alla radio, altre radio ascoltano, la, 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 la canzone diventa una delle più trasmesse nello stato di New York perché malgrado Siracuse sia una cittadina piccola però fa sempre parte dello stato di New York questa notizia rimbalza in Inghilterra e improvvisamente i police diventano famosi in Inghilterra per un concerto per quattro persone per cui in realtà il pubblico è sacro sempre e l'altra cosa che invece ho vissuto in prima persona è un festival americano che tu conosci bene che si chiama South by Southwest a Austin in Texas che è un festival molto frequentato da personaggi del mondo dell'industria musicale Quell'anno era, ormai tanti anni fa, forse una dozzina di anni fa, tra gli artisti, tutti emergenti che suonavano, c'erano i Linea 77, i nostri amici torinesi, rock, eccetera. Fece un concerto pazzesco per otto, io li ho contati, erano, eravamo otto lì dentro, di cui almeno tre o quattro erano loro amici, c'è cioè gente dell'entourage. Io ho detto, mi spiace che sono arrivati fino in Texas per suonare per otto persone. Insomma, il loro manager mi, mi dice, che tra l'altro adesso è quello che si occupa di Levante, di, 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 di Dardust, di artisti importanti anche contemporanei, mi ha detto, quelle, tra quelle otto persone lì mi sono venute fuori tre tournée americane, perché c'erano tre promoteri che hanno detto, oh, questi sono bravi, facciamoli suonare. Per cui alla fine non bisogna mai... Pensare che sono troppo pochi quelli che ti stanno vedendo o ascoltando, insomma, perché magari c'è quello che ti svolta la vita. È successo anche a Giorgio Conte tanti anni fa in Canada, mi raccontava un solo spettatore, però ha detto: siamo diventati amici. Quindi... Eh certo. certo, certo. Senti, sentiamo invece che cosa ci ha detto Enrico Ruggeri al proposito, qual è e chi è oggi il suo pubblico? Beh, è cresciuto, prima c'erano. Centinaia di persone che seguivano il tour. Queste persone quando lo facevano avevano vent'anni, quindi sono cose che si fanno a vent'anni. Eh, oggi le stesse persone ne hanno 40-50 e quindi se uno è di Modena viene a vedermi a Modena e a Carpi, ma non prende più la macchina per venirmi a vedere a Foggia. Eh, naturalmente c'è. Cioè, e si auspica sempre che ci sia un po' di ricambio generazionale quindi ai miei concerti ci sono anche dei ragazzi eh, il, mio, eh, il problema mio e di tutti quelli che fanno musica da tempo è che eh, io ho dato alle stampe la rivoluzione che era il mio 39esimo album e allora mi metto nei, nei panni di chi mi ascolta cioè se uno dice Ruggeri mi piace gli ho comprato 12 album. Fai conto. 12 album sono tanti. Cioè per 12 volte entrare in un negozio e chiedere il disco di qualcuno è, è, è un bell'atto d'amore. Però naturalmente eh, non sei tenuto eh, a comprarli tutti e a seguirmi sempre. Io, per esempio, sono un fan di Elvis Costello, io ho una quindicina di album di Elvis Costello. Poi magari per un po' non glieli compro più perché sono appagato dal mio desiderio di Elvis Costello, poi fa il disco con Bacharach e, e dico, a caspita, questa è una cosa diversa, allora lo compro quel disco lì. Ecco, noi cantautori siamo sempre alla ricerca dell'idea di, di quello che possa di nuovo sollecitare l'attenzione di persone che magari hanno già parecchi dei, dei nostri dischi sugli scaffali quanti dischi, che, quali sono gli artisti di cui hai più dischi e quelli di cui hai più visto concerti, caro Luca? Oddio mio, credo beh, Springsteen, credo che abbia abbastanza una posizione di privilegio tra i concerti visti um, beh, io ho sempre amato molto i Genesis, ho visto tutto, li ho visti in tutte le loro incarnazioni possibili da, da Gabriele in poi e credo di avere probabilmente tutti i loro album um, poi stiamo parlando anche di artisti che spesso e volentieri hanno cambiato strada, hanno, si sono rinnovati, insomma hanno comunque carriere lunghe, però insomma quello che dice Enrico ha assolutamente senso e mi fa ricordare quello che una volta ha detto Eric Clapton, cioè io faccio i dischi nuovi per avere la scusa per andare in concerto a fare i pezzi vecchi, quindi <ride> è una sorta di certificato di esistenza in vita, no guardate, sono qui, sono vivo, ho un disco nuovo, quindi andiamo a suonare, quindi però vi faccio i classici poi quando siamo lì, no? Cioè... È un po' così. Mettiamo se invece Matteo Zanobini ci spiega il segreto che c'è dietro a Lucio Corsi, ma anche quello che c'è stato dietro a Brunori: cioè come hanno beccato quel pubblico lì, che canali hanno usato è interessante. È il pubblico di questi ragazzi. Matteo Zanobini, PCK. Allora, il pubblico, il pubblico dei, almeno par parlo per quanto riguarda gli artisti con cui lavoro io, eh, Brunori, Lucio Corsi che hai citato, ma anche adesso sono a Sanremo con Colapesce di Martino, che sono altri due cantautori, eh, sto lavorando al disco dei Baustelle, insomma, diciamo tutte, tutte penne, secondo me, mh, di un certo valore artistico, che però, secondo me, eh, incontrano un pubblico... Che eh, non si ferma semplicemente alla facciata, ma cerca qualcosa di più nella musica. E secondo me c'è. Posso fare un esempio di target, eh, così per, per ridere, per rimanere su un, per dire, questo figlio rouge bocconiano, tenendo conto che io ho fatto il Dams quindi siamo lontanissimi, diciamo, da quella formazione. E, però mh, posso dire che, dai, in una fascia che va dai 20-25 ai ai 30-35, che è una fascia, mi viene da dire, universitaria e post-universitaria, eh, studenti di lettere, di architettura, studenti di storia, filosofia, ecco, diciamo, mondo universitario, eh, sicuramente lo andiamo, lo andiamo ad intercettare. Insomma, per me il pubblico c'è, come dicevo prima, non è una questione di... Eh, di, di andare a, a creare un, una musica per intaccare un certo target, ma se si ha, come dire, un linguaggio che parla all'oggi, come dire, se, uno, se io scrivo una canzone che parla di me trentenne o quarantenne, che parla de, de, dei miei problemi di quarantenne o dei miei, delle mie gioie di trentenne, eccetera, è facile che possa avere un interesse presso quella, quella fascia di età. Se chiaramente si parla, c'erano molti artisti anche di grande valore che secondo me hanno perso un po' il contatto con, con, con la realtà. Quindi no. sono o magari o isolati, oppure per una questione anagrafica hanno perso un po', diciamo mh, la bussola a livello così di, di, di quello che succede poi veramente nel mondo reale. È normale che si sfilaccia un po' il rapporto con l'ascoltatore. Mm. Intanto ricordiamo a tutti qualcosa di... Uh, allora Stefano, buongiorno, ci ci ha premesso che ho tutti i dischi di Enrico Ruggeri e prendo ancora la macchina per seguire giusto così. E dicevo, facciamo ascoltare anche un pezzetto di, di Dario Brunori così per rinfrescare la memoria a chi non se lo ricorda o chi invece non lo conosce perché magari siamo seguiti da tutti i fan di Enrico Ruggeri appunto. Scrivo canzoni poco intelligenti che le capisci subito, non appena le senti. Canzoni buone per andarci la domenica al mare. Canzoni buone da mangiare. Sono canzoni poco irriverenti, insomma canzoni come me, che ho perso tutti i denti. Canzoni per chi non ha voglia da baiare o di ringhiare. Canzoni tanto per cantare. Canzoni che parlano d'amore. Perché alla fine dai, di che altro vuoi parlare, che se ti guardi intorno non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a guardarlo ti fa male, perciò sarò superficiale, ma in mezzo a questo dolore, in tutto questo rancore, io canto solo per me. Le mie canzoni poco intelligenti, che ti ci svegli la mattina e ti ci lavi i denti, canzoni per chi non ha voglia di pensare o di ascoltare, canzoni per dimenticare. Sono canzoni poco consistenti, insomma canzoni come me, che non faccio più ragionamenti, che voglio solo sensazioni, solo sentimenti, è una tazzina di caffè canzoni che parlano d'amore perché alla fine dai di che altro vuoi parlare che se ti guardi intorno non c'è molto da cantare solamente una tristezza che è difficile toccare perciò sarò superficiale ma in mezzo a questo dolore in tutto questo rumore io canto un mondo che non c'è mi sono sempre chiesto ma a Dario Brunori piace Francesco De Gregori? <ride> Beh, sicuramente sì. Ma sai, poi Dario è un, è, una, è un caso abbastanza emblematico perché uno che è arrivato al successo non giovanissimo. Cioè, adesso ha 45 anni, però comunque noi ce, ce lo, ce lo, diciamo, lo collochiamo come nuova generazione, no? anche se sono ormai dieci anni. E ci è arrivato con la qualità delle canzoni. Lui si è costruito un pubblico perché fa delle bellissime canzoni. E non è dentro una moda, non, cioè Brunori, quando c'è quando stata la moda dell'indy è vero che un po' ci rientrava, no? si diceva Calcutta Brunori dei giornalisti, però non era la stessa cosa, ha sempre avuto anche un po' questa, ha eh, avuto un po' sempre la barba bianca, cioè non, non si è mai posizionato come il nuovo giovane, no però comunque è un cantautore che ha un grande seguito per la qualità delle, delle, delle sue canzoni e, e anche perché è molto simpatico poi eh. anche, anche Sergio Camariere è arrivato tardi deve essere l'acqua la, mm. della Calabria forse che rallenta eh sì. il successo invece siccome tu sei ti ho presentato come mister versatilità perché comunque come secondo me è giusto che sia nel mondo della musica ieri ma anche o oh, forse soprattutto oggi eh, insomma Sapersi destreggiare su vari fronti secondo me è un grande valore. Io ho sempre ammirato anche gli specialisti, eh? cioè io so, non ho mai saputo sciare, ma ero un grande ammiratore di Ingemar Stenmark, che era uno sciatore svedese, che aveva solo, solo, lo so, solo ah, di però vinceva sempre. Eh. Invece l'abbiamo chiesto anche ai nostri ospiti: sentiamo due. Allora, Enrico Ruggeri è una personalità molto versatile, l'abbiamo chiesto lui. E poi a Bacini. Intanto sentiamo Ruggeri che cosa ci dice della versatilità. Beh, è figlio della curiosità, è figlio della voglia di trovare, eh, di capire quali sono le proprie potenzialità, è figlio della voglia di raccontare storie, perché poi in realtà uno che scrive canzoni racconta storie. E in effetti anche scrivere un romanzo, magari condurre un programma radiofonico o televisivo. Fa parte di quello, di raccontare storie. Insomma, l'importante è non, non snaturarsi. Ecco, non, non sarei capace di condurre eh, eh, non so, un quiz televisivo, non, non sarei bravo. Eh, mentre invece sulla narrazione, forse dico la mia perché è figlia della mia principale professione, che è quella di fare eh, il, 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 il cantautore. E, e, e in realtà poi. Tutto questo determina anche, eh, perché no, un flusso di denaro superiore a quello di uno che fa solo il cantautore, e il denaro nel nostro mondo è autonomia. Eh, io ho fatto eh, dei bei dischi, non so, io ho fatto almeno due album belli, grazie al fatto che ho cantato eh, Le Stelle sono tante, milioni di milioni, facendo una nota, eh, dando la mia voce e non la mia faccia, una nota celeberrima. Eh, pubblicità di un salume. Io ho chiesto questo a loro anche perché appunto eh, è secondo me quasi indispensabile oggi, soprattutto per chi ha avuto un passato ingombrante, no? Come si diceva prima, forse riuscire a trovare vari modi per presentarsi, non necessariamente magari con eh, espressioni diverse, ma anche la stessa formula musicale può essere, come dire, diversificata e e, e rimodulata uh, sotto varie forme, no? Sì, sì, beh, tu pensa solo a uh, artisti che sono diventati famosi grazie al fatto di fare i giudici di X Factor. Cioè, uh, Manuel Agnelli ha 30 anni di carriera, però secondo me la gran parte degli, degli, ital degli italiani lo collocano come giudice di X Factor, con la sua, no, con la sua immagine. Eh, quindi sì, certo che è giusto. Poi, specialmente appunto, i talent show televisivi in Italia e all'estero hanno dato una sorta di seconda, diciamo, secondo mestiere a, del, a, a, a degli artisti che poi magari si sono accorti di saperlo fare. e ha fatto anche altri programmi televisivi dopo, così come li ha fatti Morgan. così. No? Quindi, quindi in realtà, sì, se, se te la senti di buttarti lì, poi ci sono quelli che dicono: No, io. Canto e basta, non so fare nient'altro, però insomma, secondo me è giusto. Molti hanno fatto gli attori. E con la Pesce di Martino stanno per uscire con un film. Tra pochi giorni esce un film di Con la Pesce di Martino al cinema. Quindi <ride> voglio dire, vediamo di che si tratta. Uno che ha fatto l'attore è Francesco Baccini, che però molti non sanno che lui aveva iniziato facendo il cabarettista. Poi, come mi ha detto una volta, non rideva nessuno, le mie canzoni funzionavano meglio. Questo è il ricordo di, di Francesco Baccini e le sue considerazioni sul tema versatilità. Secondo me è importantissima eh, perché, innanzitutto, secondo me un artista normalmente dovrebbe essere versatile, non è che sai fare solo una cosa, ci sono cose che sai fare meglio. <ride> Chiaro, mi viene meglio suonare il pianoforte che la chitarra. <ride> eh, se, se mi mettessi lì a studiare la chitarra, quanto sei il pianoforte, magari posso suonare anche la chitarra come il pianoforte. però come dire, eh, se tu hai qualcosa da dire e hai comunque un talento artistico, hai mille modi poi per. Hai anche altri modi per poterlo dimostrare. Eh, per esempio, io in tarda età ho scoperto la recitazione, eh, non ci avrei mai pensato nella mia vita. Anzi, all'inizio della mia carriera, diversi registi mi proponevano film e io dicevo: Ma no, non sono mica un attore. Anche se sapevo di avere questa, questa cosa, perché tu dentro di te lo sai, no? se una cosa la puoi fare. Se mi solo di fare il ballerino saprei già che non lo so, che è meglio che lascio perdere. Quella della recitazione è una cosa che sapevo: sentivo di avere, ma non avevo mai sviluppato. Poi a un certo punto, nel 2009, nel 2008, eh, mi propongono questo film Zoe, eh, un film particolare che era una favola sulla guerra, vista con gli occhi di una bambina di 9 anni. Devo fare questa parte di un partigiano che accompagnava questa bambina in questo viaggio eh, per, per cercare il padre. E lì mi sono messo a prova, ho detto ok, mi metto la prova, voglio vedere, voglio vedere cosa viene fuori. E ho scoperto che la recitazione mi viene naturale, come mi viene naturale cantare. E, e, e quindi ho scoperto un nuovo gioco, che devo dire che in questi anni eh, eh, ho giocato più con quel gioco lì che con quell'altro. <ride> Però pensa che c'è chi invece sostiene qualcosa di cui poi voglio parlare con te, cioè che la versatilità può essere anche pericolosa o suscitare invidia. Eh, eh, intanto, Mirella mi ricorda anche la versatilità del mio vecchio amico Giorgio Faletti, che ci guarda da lassù. E questo signore si chiama Ernesto Bassignano, che è un personaggio eh, assolutamente un battitore libero, uno che ha sacrificato al suo credo politico forse una carriera da cantautore, perché prima anche Mimmo citava i vecchi tempi del Fux Studio di Roma, insomma Bassignano era lì, insieme. A, anzi era forse prima di Venditti e De Gregori. E sentite che cosa ci dice, poi mettiamo anche un pezzettino perché ha fatto... Ora un nuovo disco molto carino che si chiama Siamo il nostro tempo. Sentiamo che cosa va raccontato Ernesto Bassignano sulle versatilità. In Rai, in particolare, ancora adesso che faccio dei dischi belli, che, con recensioni fra le migliori del, del, dell'anno, così. In Rai, siccome ero anche uno che ha fatto il capo di stereo 1, ha fatto dieci anni di rada prima di, 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 di DJ. E poi, e poi, e poi a fare Saxa il giornalista che parla. Cioè, non me l'hanno perdonato in Italia, devi fare una cosa sola e se ne fai tre o quattro, dicono: Ma questo che cavolo vuole? Ma non si calma mai questo qua. Ma che vo'? Boh? E invece di dire: oh, ma è curioso, tra l'altro si frega con le sue mani, non è che diventa famoso, si diventi famoso se c'hai un manager, un agente, spendi. E ti, ti dai da fare? A me non me ne è mai fregato niente di avere un manager o di avere qualcuno che dice cosa devo fare. Io ho sempre continuato a dipingere, a, a suonare, a scrivere articoli per giornali o per la Rai. Cioè, L'Italia è molto invidiosa, molto, molto invidiosa di chi la mette giù un po', un po', un po troppo dura. Eh. Ne riparliamo, vediamo un pezzettino di Bassignano del suo, no, non è dal suo nuovo album, ma pezzo secondo me emblematico. Lo chiamavano artista. Lo chiamavano artista, anche se era nessuno, e cantava per strada. Non sognava a Sanremo. E lontano, lontano, lui cantava e vedrai. Raccontava d'amore, di lavoro e di guai. E cantava e suonava per il gusto di farlo, che ci fosse qualcuno o nessuno a sentirlo. Perché musica era e per sempre sarà. Quella semplice e vera. Fatta di libertà. Lo chiamavano artista, perché era alla mano e cantava per pochi, qualche volta di meno. Sera triste, cantava e parlava di lei, di una bionda dorata che non fu vista mai. E cantava e suonava, solo in mezzo alla via. E qualcuno diceva, fosse grande poesia, e alle note gli accordi. E a una voce così, mai nessuna poteva, se non dirgli di sì. Eh, <ride> eh beh, ma Ernesto è una vecchia conoscenza di Radio Rai, quando io ero a Radio Rai c'era anche lui, insomma, è sempre stato un po', un, diciamo, un nostro... Il, era un grande vecchio anche tanti anni fa, nel senso che era comunque un veterano appunto del folk studio, eccetera, molto simpatico. Ma Luca, può essere vero quello che dice che quella che io avevo dato come diciamo come valore il discorso della versatilità, può essere visto invece dagli altri, no? come qualcosa di pensami il termine fastidioso cioè a te non, non ti hanno mai detto non hai mai sentito È eh, che cazzo De Gennaro e fa quello e fa quello che e eh, basta no? Beh veramente no nel senso che ma, ne, non credo che sia vero non sono molto d'accordo con quello che dice Ernesto specialmente nei confronti della Rai perché lui ne parla cioè abbiamo visto appena adesso un festival di Sanremo in cui c'era un cantante che faceva il presentatore una pallavolista che faceva la co-conduttrice cioè voglio dire mh, anzi oggi, oggi più che mai eh, al di là della, diciamo, dei professionisti che uno come me può fare radio, televisione, magari scrivere, eh, ma diciamo gli, gli artisti sono diventati celebrity no? e quindi la celebrity eh, se funziona, funziona comunque. Cioè il, il, il cantante, a me, non sai quante volte nella mia vita di MTV mi dicevano. Perché non, chiedi, perché non chiedi al cantante tal dei tali di presentare un programma? Io dicevo, perché il mestiere che fanno è un altro. Poi ci sono quelli che magari hanno voglia di cimentarsi: noi abbiamo avuto programmi presentati da Marrakesh, da Neffa, ehm, insomma, da, 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 dai, dai Club Dogo, insomma, abbiamo da Fabri Fibra. Quindi ci sono stati dei casi in cui dei, dei, gli artisti musicali sono diventati conduttori di programmi televisivi, ma mica tutti hanno voglia di farlo. Cioè, o se la sentono di farlo, o, se la, o hanno voglia di cimentarsi, per cui insomma sta alla, alla sensibilità di, 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 di chiunque e non credo proprio che in un mondo come la radio e la televisione in generale, ma la RAI in particolare, ci sia una chiusura da questo punto di vista. Io non ho mai sentito dire, no, se quello lì fa il cantante non può presentare, ma non mi non, non è mai capitato di sentirlo dire. Senti, Tant'è tant con... che Ernesto ha presentato programmi radiofonici per tanto tempo, per, per Bassignano. Con sì, certo. con continuava a essere il bassignano cantante, ma faceva il conduttore di Radio RAI. Ho perso il trend. No, come si chiamava? Se ho perso il trend era uno di quelli. Sì, sì, sì. Senti, siamo in conclusione, però mi segnalano che Mimmo ha commentato, era la nostra diretta, però l'ha commentato sulla sua pagina. Allora dovremmo avere la possibilità di mostrare il commento. State, sto ascoltando il dibattito, molti mi stanno scrivendo, chiedendomi il commento. Cosa volete che commenti? A parte il garbo di Ruggeri, per ora è il nulla. Non mi sembra che il post sia stato recepito nel modo giusto. e eh, Mi dispiace perché io ho cercato di fare in modo che la cosa invece passasse nel modo migliore possibile però prima di finire intanto mettiamo l'ultimo intervento che avevo selezionato di mimmo che è un po la conclusione del, del suo discorso questa è la mia posizione nei riguardi diciamo di quello che gira attorno alla musica non è la mia posizione nei riguardi della musica io vivo per scrivere canzoni per cantarle e generalmente quando scrivo canzoni entro in uno stato di semi-coscienza o di semi-incoscienza di, semi di cui non ho reminiscenza quando poi ritorno, eh, diciamo, a leggere o a, i foglietti che ho scritto o ad ascoltare quello che ho registrato, che poi elaboro, poi diventano canzoni a tutti gli effetti. Ma eh, questo è il mio mondo, questo è quello che io voglio fare: scrivere canzoni indipendentemente da quello che poi. Eh, sarà il meccanismo non ci saranno meccanismi ci saranno i miei due social dove metterò le, le, le mie canzoni per chi le vorrà ascoltare ci sono eh, le piattaforme di download streaming dove chi vuole andrà insomma, però fuori dalla discografia fuori dal commercio fuori dalle promozioni fuori dagli uffici stampa fuori dalla radio e dalla televisione yeah, però mi pare che cioè, onestissimo, onestissimo. E' quello che abbiamo cercato di abbiamo cercato di diciamo, sentire pareri eh, di altri. e eh, Mi piace che lui non è soddisfatto, però noi... Ah, se, ci... po se posso dire, eh, il ragionamento di, di Mimo che, sì, che ha fatto adesso è un ragionamento molto moderno, cioè è, è un ragionamento di uno che dice adesso io posso diffondere la mia musica anche senza le sovrastrutture che prima erano necessarie. No, di cui prima parlavano, mi ricordo, chi dei, degli ospiti, però, ah, forse Baccini, diceva, una volta c'erano le case discografiche che, che decidevano tutto quello che succedeva alla tua musica, adesso no, sei completamente indipendente. Poi è ovvio che il mondo, la, la sovrastruttura, quindi chi fa la promozione, gli uffici stampa, eh, sono quelli che in qualche modo cercano di amplificare quello che tu fai. Però sai, ci sono tanti casi di artisti che eh, si basano solo sui, su, 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 sulla forza della loro musica e dei fan che ti seguono. E quello adesso lo puoi fare, prima non lo potevi fare, per cui è già un bel vantaggio. Allora, nel ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito, che hanno partecipato, noi poi non è che possiamo leggere tutti i messaggini, però ringraziamo tutti quanti. Ricordiamo che noi siamo sempre in onda, sostanzialmente, siamo inconsapevolmente una specie di Netflix musicale gratis da pirla come siamo però insomma potete andare on demand a trovare quello che volete prossima settimana nella nostra Music Room ritorniamo un po' al classico perché celebreremo una grande leggenda che pensate un mese fa se fosse stata in vita avrebbe compiuto 80 anni quindi dedicheremo tutta la puntata all'arte, alla figura alla voce, alla musica di Janis Joplin un artista che io nel cuore, io ho qua un muro di fronte a me, ah, ve lo faccio vedere. Okay. Il e muro è... di Genesi Joplin. Eh, si vede, eh, capirà, è fantasma, foto eh. storica. Eh, esatto. E... Insomma, cercheremo di fare tutto il possibile per rendere anche quella puntata piacevole. Luca De Gennaro, grazie mille, ricordo il titolo. Pop Life, abbiamo fatto anche un bel servizio sì. sulla nostra TV. Tra l'altro lo, lo stavo rivedendo oggi, se volete ve lo faccio vedere. Eccolo qua, vedi, la promozione. Voilà, vedi. Pop Life. Che è andato anche molto bene, mi sembra di capire. Sì, mi sì, sì, molta, molta soddisfazione, indubbiamente. Bravo. Eh, sei su Radio Capital tutti i giorni? Tutti i giorni eh, di pomeriggio, di solito, di solito dalle 2 alle 4 del pomeriggio. Poi in queste settimane in particolare ci hanno spostati un po' perché c'è uno in vacanza, per cui giriamo, ma dalle 2 alle 4 su Radio Capital. E ogni tanto lo vedrete su qualche palcoscenico a fare il DJ, che è l'altra sua una delle tante sue professioni. Grazie okay. Luca. Grazie, grazie a te, grazie a voi, grazie. Ezio. Sopra sotto un palco e su questi schermi. Volentieri. Tutti voi vi ringrazio. Vi lasciamo con un bel video di Francesco Baccini. È una, una rivisitazione a proposito no, di Vradi Però questo è un brano non famoso suo, ma rivisitato benissimo con un quartetto d'archi femminile, si chiama Naviganti di Te, e credo che chiuda benissimo questa puntata. Grazie a tutti, buonanotte, state su Gem Ciao. un battello non è poi così difficile. L'importante è riuscire a stare a tempo. Il tempo delle onde, che bisogna governare. Come una danza, questo mio restarti a galla. Navigherò, dite, il ballo dei mari aperti. Navigherò dite il gioco delle correnti Navigherò e sarai la spiaggia dei continenti Navigherò e sarò il marinaio dei miei tormenti